Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state scorrendo una splendida giornata. Ieri un giorno di mercato totalmente folle, perché non soltanto la Juventus, diciamo sulla carta, aspettiamo con visite mediche, firma di contratto, ha preso Vlahovic, ma anche Gosens all'80% più o meno è dell'Inter e protagonista anche il Torino. In tema Torino, mi raccomando, oggi alle ore 17 venite a trovare me e Falso 9, perché sarò in live come ospite sul suo canale YouTube. Quindi parleremo di Torino, di calciomercato in generale, ergo mettete un like al video, iscrivetevi al canale mio e quello di Falso 9 e attivate la campanellina di notifiche al canale mio e quello di Falso 9, perché così vi arriva la notifichina che siamo in live. Supportate le mie serie gameplay e ovviamente anche il mio secondo canale di Music, dove parlo soltanto di musica, il link qui sotto in descrizione. Ma perché il Torino è stato protagonista nella giornata di ieri? Molti di voi su Instagram mi hanno diciamo linkato la stessa notizia nell'arco di breve tempo. Mi avete chiesto di fare il video, ovviamente ve lo faccio, anche perché ripeto, sapete che per me parlare comunque di calciomercato è una cosa bellissima e che mi diverte tanto. Si sa ormai da mesi che il Torino è alla ricerca di un centrocampista centrale che desse un po' di qualità, ma che allo stesso tempo fosse bravo anche a spedire il gioco, a dettare i tempi di gioco e compagnia cantante. Per settimane, scusate, metto gli occhiali, altrimenti io mi acceco. Ecco qua. Per settimane si è parlato di Amrabat. Io ho più volte espresso il mio non gradimento rispetto al giocatore ex Verona, perché comunque un giocatore che non ha fatto bene la Fiorentina, che secondo me ha molti limiti e che secondo me non rappresentava quello che Juric chiedeva. Poi ho detto che Amrabat sembra vicino al Tottenham in prestito con detti riscatto. Poi si è fatto il nome di Nandez, vi ho fatto anche un video dedicato dove si parlava appunto di un eventuale trasferimento di Baselli, di Izzo a Cagliari e Nandez in prestito con diritto di riscatto 20 milioni che si sarebbe tramutato in obbligo al verificarsi determinate condizioni. Poi questa pista si è raffreddata anche perché Izzo un po' di mesi che fa un po' la spola, non si sa dove va, se va, dove va. E quindi la giornata di ieri, la famosissima giornata folle di martedì 25 gennaio 2022, notizia bomba. Bruciate le big, bruciate l'Inter, bruciate il Napoli, bruciate il Napoli, bruciate la Fiorentina, bruciate la Juventus. Il Torino, diciamo, sembra aver acquistato, ripeto, io dico sembra perché prima delle visite mediche della firma io non dico mai che un giocatore sia acquistato al 100%, sembra che il Torino abbia acquistato in prestito oneroso a 1/1.5 milioni con un obbligo di riscatto per una cifra pari a 9.5 milioni/10, Samuele Ricci, centrocampista centrale classe 2001 dell'Empoli, un autentico affarone, veramente un affare per le condizioni economiche, perché comunque il costo del cartellino, quindi questi 9.5/10 milioni che stanno a rappresentare diciamo la cifra definitiva per l'acquisto del giocatore, andranno a essere inserite in un'ottica del prossimo esercizio di bilancio, quindi su questo qui verranno iscritti soltanto quel 1 milione/1.5. Se è buio perché sono in galleria e sto tornando a casa, quindi aria, se fa quel che si può. Poi anche perché ripeto, un giocatore comunque completo, un giocatore che sa impostare, che sa comunque dare una mano alla fase difensiva. La mia più grande curiosità però rappresenta il fatto che lui ad Empoli ha sempre giocato in centrocampo a 3, al Torino ovviamente dovrebbe giocare nel 3-4-2-1. Quindi come verrà schierato Ricci? Allora, secondo me può amalgamarsi bene con le sue caratteristiche un po' con tutti i centrocampisti. Magari con un Mandragora potrà essere un po' più propositivo, con un Lukic che è un po' il profilo del Torino che gli assomiglia di più, potrà un pochino alternarsi tra dedicarsi alla fase offensiva e alla fase difensiva, con un po'
Vega potrà essere un pochino più difensivo e magari lasciare Pubega un po' libero nelle sgroppate. Quindi è un giocatore che secondo me è molto interessante, con Uglietti che magari potrebbe giocare anche come centrocampista centrale, quindi ecco, anche in questo caso magari potranno alternarsi nella proposizione offensiva. E non escludo che in determinate situazioni possa anche essere utilizzato come vice prezzo a tre quarti, il famosissimo trequartista tattico di posizionamento che in fase di non possesso va a arretrare. Ma la cosa importante, al di là dei moduli, è la filosofia di Ricci: l'ombre vertical, velocità di pensiero, testa alta, un gran piede sinistro, un gran piede destro, scusate, soprattutto in impostazione, tempi di gioco del passaggio ottimi, abile a cambiare il lato del campo, insomma, con questo bel destro che ha. Quindi potrebbe essere molto intelligente se giocare ovviamente sia sul breve che sul lungo. Peccato vederlo magari quantomeno ora con un centravanti come Sanabria, perché secondo me qualora vi fosse una necessità di gioco che indurrebbe il Torino a scavalcare la linea dei trequartisti, un Belotti che riceve una bella palla da proteggere, da smistare verso i trequartisti, quindi giocare da sponda, mi avrebbe molto incuriosito. Certo, Belotti, diciamo, al rientro, penso che per febbraio, non lo so, dovrebbe rientrare nella lista dei convocabili, ma staremo a vedere. Ma ripeto, Samuele Ricci è un autentico colpo di mercato. Bagnati per me partiva da un punteggio di meno 10, ora sta a meno 5. Vabbè, non lo amo particolarmente come DS, si è capito, ma anche molti tifosi di Granata non la pensano come me, però qui, ragazzi, bisogna riconoscere il merito, perché ha fatto veramente un ottimo acquisto. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Inoltre, prestito con obbligo, quindi non è un'operazione alla Pobega, che prendi magari Ricci a un prestito con diritto, ma poi a fine stagione si sa, non si sa se rimane. Sarà un punto fermo del Torino, sarà un punto fermo. E se ne vai via Pobega, già il Torino ha una coperta un po' meno corta. Quindi veramente top operazione. E a questo punto, ragazzi, io ho sempre detto, per la fascia sinistra il Torino non entrerà mai in corsa per Parisi, ma se le big dovessero tergiversare come hanno fatto con Ricci, secondo me anche il Torino per Fabiano Parisi potrebbe metterci un pensierino. Vediamo se si andrà ad aprire questo asset Torino-Empoli. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, anche per sapere la mia su questo fantastico acquisto del Torino, veramente ottimo. In tal caso, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, supportate Mister Gameplay, il mio secondo canale, e mi raccomando, passate oggi dalle 17 in poi a trovarci live sul canale di Falso 9, si parla di Torino e di calcio mercato in generale. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.